Tre anni dopo, l'appuntamento con la Serie A per il Brescia è nuovamente fissato in Calabria. Ieri Reggio, 8 giugno 1997, allenatore di Reia. Oggi Cosenza, per la felicità del presidente Corione e di Nedo Sonetti, specialista in promozioni. 5 nella massima divisione. Sono veramente, veramente contento, anche perché questa... insomma, l'anno scorso con il Lecce portata in Serie A, riportare in Serie A un'altra squadra subito dopo credo che sia una cosa molto bella. Anche se si va in Serie A con un punto di vantaggio con l'altra che purtroppo non è venuta, parlo della Sampdoria, credo che tutto sommato ce lo siamo meritato. Serviva un punto e un punto è arrivato. E tuttavia, nonostante il Cosenza non avesse grandi stimoli, rossoblù matematicamente salvi con una domenica di anticipo, è stata una gara vera. Sblocca Hubner dopo 13 minuti, bello il corridoio di Kozminski, nulla da fare per Fontanelli. Raddoppia il cannoniere triestino 10 minuti dopo, delizioso il pallonetto che consente ad Hubner di incorniciare il 21° centro stagionale, gol numero 115 in Serie B. Il Cosenza accorcia le distanze un minuto dopo, Apa va giù in piena area sull'attacco di Kozminski, dal dischetto realizza il Francesco. Il gol del definitivo 2-2 nella ripresa al 43°, lo sigla Marco Colle. Primo centro nel torneo cadetto. Va dunque in archivio il 12° campionato in B del Cosenza. Più ombre che luci, mugugni e veleni. Aspettando tempi migliori, Mutti si accontenta. Penso che 48 punti, quando abbiamo affrontato l'inizio del campionato, sarebbe stato un traguardo ambizioso e avremmo sottoscritto tutti questo.